In attesa dell'arrivo dei sindaci che sapevano della protesta e si sperava potessero portare notizie in via Capruzzi, c'è chi ha intrattenuto ricordando l'unicità dei luoghi. Io non ci stavo, però San Pietro ha celebrato la prima messa lì, in quei paraggi. Diciamo così, c'è una storia, c'è un'opera libraria del 1800 di Primaldo Coco che parla della verità, una quasi verità che San Pietro sia approdato a San Pietro, sulle nostre spiagge. Ma questo, diciamo, può essere relativo per i non credenti. Per i credenti è una cosa importante. Intanto i sindaci di Avetrana ed Erchie hanno dialogato con i propri cittadini. Inspiegabilmente invece il sindaco di Manduria li ha snobbati, non presentandosi. Allora sindaco, che è emerso da questo incontro? Sono emerse alcune indicazioni da parte della regione. La stessa regione Giannina ha fatto alcune proposte che rappresentano un passo avanti, ma che a nostro avviso non sono la soluzione del problema. Dobbiamo approfondirla sotto il profilo tecnico, giuridico soprattutto, e poi eventualmente valutare le proposte effettive. Il problema è che dobbiamo lavorare su più fronti, perché oggi dire una cosa, dire un'altra, non è semplice. Bisogna avere il supporto dei tecnici. Parliamo degli ingegneri idraulici e parliamo di un amministrativista che ci dica se è vero o meno ciò che ha affermato l'assessore Gentile, cioè che non si può tornare indietro rispetto all'appalto espletato, o se è vero che la modifica della condotta sottomarina rappresenterebbe un nuovo appalto anziché una variante in corso d'opera. Su questo dobbiamo valutare. Perché sono stati irremovibili in definitiva? Sulla condotta c'è una pregiudiziale da parte dell'acquedotto e della Regione Puglia. L'unica cosa che abbiamo cercato di ottenere è che se noi riusciamo a dimostrare che attraverso forme ulteriori o alternative di utilizzo delle acque reflue maggiormente affinate possiamo ridurre il quantitativo di acqua che va a mare. Sono dei palliativi. Abbiamo firmato il verbale delle proposte e dei suggerimenti, nessuno ha firmato nulla. C'è stata solo una presa d'atto, loro insistono sul fatto che rispetto al passato viene aggiunto un nuovo modulo, un modulo che porterebbe le acque ad essere affinate addirittura in modo superiore alla tabella 4, si parla di superaffinamento. Per noi sono delle soluzioni parziali. Ad ogni buon conto hanno anche detto che praticamente il riuso delle acque in agricoltura, peraltro affinate in modo superiore persino alla tabella 4, debba avvenire con un accordo dell'Arneo per essere reimpiegata in agricoltura, nonché sversata in alcune aree che il comune di Manduria avrebbe già indicato, e sono praticamente le aree di Bagnolo e quant'altro, e la Marina, che dovrebbero essere peraltro anche per il proseguo indicate anche altre aree su cui fare in modo che lo sversamento a mare a mezzo condotta sottomarina debba essere pressoché evitato. Una cosa è certa, da quello che dicono, lo sversamento a mare a mezzo condotta sottomarina dei reflui, ripeto, super affinati, del cosiddetto troppo pieno, cioè della parte residuale, loro hanno detto essere una condizione che dovrebbe essere del tutto eccezionale e solo azionata a mezzo dei tre comuni. Aspettate, attenzione, ci siamo fermamente opposti a qualsiasi forma di scarico a mare, questo abbiamo fatto. Vi dico però in maniera molto chiara quello che ci hanno rappresentato e per, come dire, verità storica lo sto rappresentando a voi. Questo è successo. Operativamente abbiamo preso l'impegno a che i lavori vengano sospesi, è un impegno che hanno dato a che i lavori vengano sospesi. Verranno valutate nell'incontro dell'8 ulteriori proposte alternative che riguardano fondamentalmente lo scarico, il riutilizzo delle acque. Ad ogni buon conto loro insistono, perché questo va detto, che entro i limiti dell'appalto già dato e per cui la realizzazione anche della condotta per loro, acquedotto pugliese, per loro Regione Puglia è un elemento imprescindibile. Questo hanno detto.